Ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare di un personaggio in particolare che mi ha colpito. L'ho notato parecchio tempo fa, è un personaggio relativamente famoso per quanto riguarda alcuni ambiti, però ne voglio parlare per tre diversi aspetti. Il personaggio di cui voglio parlare è l'uomo di ghiaccio, cioè Wim Hof, The Iceman. Si scrive W-I-M-H-O-F. Quest'uomo, che è un uomo oltre la cinquantina, mi ha colpito innanzitutto per la sua vita personale. È un uomo che ha affrontato diverse difficoltà, a partire dal suicidio della moglie. Si è poi buttato in diverse imprese, fino ad ottenere ben 20 record mondiali legati al ghiaccio, legati al freddo. Ha creato un metodo, che si chiama il metodo Wim Hof. È un metodo, se mi sbaglio, un corso che si trova online di 10 settimane, che insegna come poter resistere al freddo e come migliorare la propria capacità di concentrazione. Quest'uomo mi ha colpito innanzitutto, per la propria vita personale, quindi come primo punto possiamo dire che le esperienze che ha provato e quello che ha passato è stato una delle cose che mi ha attirato la mia attenzione, però non è stata la cosa principale con la quale ha attirato la mia attenzione. La seconda parte con cui ha attirato la mia attenzione innanzitutto è stato il fenomeno commerciale, cioè lui è stato in grado di portare quelle che sono le sue conoscenze e le sue competenze, soprattutto con l'aiuto della famiglia e del figlio, a tutto quanto il mondo, quindi creare un corso di successo, a diventare un personaggio conosciuto in tutto il mondo, diverse persone, diversi imprenditori hanno seguito il suo metodo e così è riuscito poi a sostentarsi attraverso, diciamo, la propria community, cioè ha creato una community e attraverso la community è riuscito a ottenere dei guadagni tali da poter portare avanti i propri progetti e poter portare avanti i propri ideali. Quindi già questo è il secondo punto che può attirare il nostro interesse. Quindi il primo punto è la sua storia personale, quindi una storia di grande rivincita su quelle che sono state le avversità della vita. La seconda, appunto, grazie alla rivincita, la capacità di avere un grande successo imprenditoriale attraverso le determinate competenze. Il terzo punto invece mi tocca molto più da vicino perché riguarda nello specifico quello che è il metodo Wim Hof. Cioè il metodo Wim Hof si basa innanzitutto su una cosa che ho provato anche io personalmente, è le tecniche di respirazione. Perché vi parlo di tecniche di respirazione? Perché sin dall'antichità, per quanto riguardava le arti marziali, la meditazione, eccetera, la respirazione è stato un grandissimo punto di svolta per quanto riguarda le capacità umane. Cioè, tutte quelle che sono le capacità umane sono legate innanzitutto a due elementi. Uno è la nutrizione, cioè ciò che mangiamo. Il secondo elemento invece che va esattamente a legarsi col primo, cioè con l'alimentazione, è la capacità di respirare, cioè la respirazione. La respirazione attraverso l'alimentazione va ad implementare quelle che sono tutte le funzioni del nostro corpo umano. Quindi saper controllare la respirazione ed avere una giusta alimentazione cambia letteralmente quello che è il nostro organismo, perché il nostro organismo cambia ciclicamente. Il nostro sangue, le nostre cellule, tutto ciò che ci riguarda ha un cambiamento ciclico. Quindi andare a poter influire su elementi esterni che però vanno ad agire direttamente al nostro interno come alimentazione e respirazione cambia completamente quelle che sono le nostre potenzialità, quindi la concentrazione mentale, la capacità di ricordare cose, la capacità di resistere sono legate a diversi fattori. Personalmente io ho sperimentato sia il metodo di respirazione Wim Hof, che potete trovare anche in maniera dimostrativa su YouTube, infatti vi lascerò tutti i link al riguardo, sia varie tecniche di respirazione per quanto riguarda le arti marziali, quindi la capacità di poter respirare per difendersi, per potenziare diciamo la propria forza muscolare, eccetera eccetera eccetera. Quindi questa cosa mi ha colpito particolarmente perché è una cosa che è stata portata avanti dal passato fino ad arrivare al presente ed è sempre stata sottovalutata. Invece Wim Hof ha avuto la capacità di, attraverso anche degli esercizi sulla temperatura e quanto riguarda esercizi di meditazione, portare qualcosa di antico in un'epoca moderna, quindi di renderlo più attuale, addirittura di dimostrare scientificamente come il suo metodo andasse a influire direttamente sulla nostra chimica corporea per ottenere dei risultati. Beh, detto questo, ragazzi, vi do qualche consiglio: andate a cercare quella che è la sua biografia su internet, andate a vedere quelle che sono le dimostrazioni del suo metodo su YouTube. Se siete interessati andate a vedere il suo corso e questo è un classico esempio di come una rivoluzione tecnologica come internet ha permesso di conoscere persone che in passato sarebbero state considerate dei fenomeni unici e non ripetibili come dei veri e propri, tra virgolette, guru. Lui non si definisce mai così, anzi è una persona che è sempre molto simpatica, sempre molto positiva. E con questo, ragazzi, con questo esempio di questo straordinario personaggio, vi saluto e vi auguro un buon weekend con me. Ci vediamo nel prossimo video. See you next!